ci troviamo nel territorio di Mineo, precisamente incontrata San Cataldo. Qui, sulla cresta del Monte Alfone, che domina la valle del fiume Pietrarossa, immerso nella verde campagna ricca di casali e case cantoniere, si ergono silenziose le rovine di quello che fu il castello di Mongialino. L'area su cui sorge il castello era già abitata in età neolitica, grazie alla sua posizione strategica facilmente difendibile, alla fertile vallata e al corso d'acqua che la attraversa. Sono testimonianza di questo i numerosi frammenti di ceramica castellucciana ritrovati nel versante dello sperone roccioso. La struttura più significativa sono però i ruderi del maniero. È difficile ricostruire la storia del castello a causa delle poche fonti storiografiche. La citazione più antica di Mongialino si trova nello storico arabo Idrisi, che colloca il casale a 9 miglia da Caltagirone e a 24 da Castro Giovanni. Gli storici Amico e Despuches collocano la fondazione del castello nel 1143, ad opera di Manfredi, conte di Policastro e signore di Butera. In età aragonese il sito viene infeudato e si comincia a parlare di Castrum Mongialini. Nel 1397 Mongialino e i fondi annessi vengono concessi a Enrico Statella, i cui eredi conserveranno il feudo fino al XIX secolo. Già nel XVIII secolo il castello risultava essere molto rovinato. A tal proposito, nel Dizionario Topografico della Sicilia, Vito Amico così descrive il maniero: Mongialino, antica fortezza costituita nel Monte Grifone, tra Mineo, Aidone e Caltagirone, celebre da un gran tempo ed oggi deserta, molto degna però di attenzione per le fabbriche quasi intere, poiché sollevandosi in forma rotonda di gran circuito forma quattro piani, l'ultimo dei quali era coperto di lamine di piombo. La porta con ponte levatoio apriva adito nel lato interno ed occorrevano in mantinente spaziose stalle, conserve di vino e di annona, nonché amplissime cisterne. Magnifiche scale adducevano ai piani superiori. Al giorno d'oggi il castello è ridotto a rudere. La datazione delle strutture architettoniche al XV secolo, con la muratura realizzata in piccoli conci ben squadrati, ha fatto ipotizzare che l'attuale edificio sia una ricostruzione del castello trecentesco. Il maniero si presenta come un massiccio torrione cilindrico, circondato da locali di servizio, con mura di cinta a merlatura guelfa che racchiudono il tutto. Le tracce dei muri perimetrali, ancora leggibili nel terreno, mettono in evidenza due vani separati da un atrio. La struttura più importante e meglio conservata è però il torrione. Esso presenta un diametro esterno di 21 metri, costituito da un muro anulare spesso 2 metri e 10 cm. Al centro una struttura colonnare cava, dal diametro di 8 metri e 35 cm. All'interno della struttura anulare, al pian terreno, dei possenti archi trasversali sostengono la copertura a botte. A circa 5 metri dal piano di calpestio, un doppio cordonato in pietra gettante doveva costituire probabilmente l'appoggio per il solpalco ligneo, che costituiva il primo piano. Questo spiegherebbe anche la presenza di piccole panche in corrispondenza delle finestre. Ben poco rimane della parte superiore del torrione. Si notano in particolare le mensole, assenti al piano terra, che costituiscono l'appoggio per gli archi trasversali a sostegno della volta. Probabilmente a questo livello erano collocati gli ambienti residenziali e la terrazza che si affacciava sulla vallata sottostante. A quest'altezza si trova anche il foro per la cisterna cilindriforme ricavata nella struttura colonnare, che attraversava il castello per l'intera altezza. Ai piedi del torrione trovasi un'altra ampia cisterna, accessibile mediante due botole,
un tempo alimentata dall'acqua proveniente dal tetto, è incanalata attraverso un sistema di canalizzazione incastrato nella muratura, ancora oggi parzialmente visibile. Ai piedi del colle si conserva un'altra importante costruzione, una piccola chiesa con un'unica aula rettangolare dedicata a San Cataldo, santo che ha dato il nome alla contrada. La fondazione della chiesa è riconducibile a Bartolomeo de Luci, signore di Mongialino alla fine del XII secolo. Probabilmente la chiesa è stata ingrandita nel corso del tempo dalla famiglia Statella. La chiesa è stata usata come luogo di culto fino alla seconda metà dell'Ottocento. Di notevole interesse è il portale d'ingresso, la finestra cruciforme della facciata e il portale posto in corrispondenza dell'area dell'altare maggiore, recentemente trafugati. Il castello e la chiesa sottostante sono oggi in un completo stato di degrado ed abbandono, derivato anche dall'impossibilità di poter raggiungere facilmente il sito a causa delle pessime condizioni della strada. Perdere un bene di tale importanza come il castello di Mongialino significherebbe perdere un pezzo della nostra storia. Evitiamo dunque che questo possa accadere, tutelando e valorizzando il bene e l'area circostante.